ancora al collasso. Lei pensa che arriveranno altri immigrati? Potranno arrivare? Beh, certo, io temo di sì, se non si fermano i flussi continueranno ad arrivare, ed è l'allarme che abbiamo lanciato. Ne ho parlato con Renzi anche sabato a Cernobbio, ho detto bisogna fermare le partenze. Si può fare? Sì, coinvolgendo le Nazioni Unite, fare campi profughi in Africa, in Libia, ci sono due governi, è vero, ma si possono fare. Io li avevo fatti nel 2011, quando non c'era nessun governo, si bombardava la Libia. Oppure in Tunisia e in Egitto, ma lì fermare le partenze. Dopodiché quelli che sono arrivati li sistemiamo, ma pensare che continuano ad arrivare e che nessuno fa nulla significa aumentare le tensioni. Qui non arrivano profughi, i siriani non arrivano qua, arrivano di là, e la Germania va a prendersi. La Merkel peraltro ha detto ieri: profughi sì, ma chi non è profugo deve essere rimandato a casa. Bene, tra quelli che arrivano in Italia i profughi saranno non più del 10%. Questo è il problema. Se si vuole affrontare, io ci sono, se no non si può chiedere a noi di fare cose che non competono. Intanto però il dibattito in Italia un po' traducendo uno scambio di battute poco cordiali. Sì, non partecipo a questo gioco di scambio di battute, io sono il governatore e voglio risolvere i problemi dei cittadini lombardi. E risolvere i problemi dei cittadini vuol dire garantire prima di tutto la sicurezza dei cittadini, prima i lombardi, poi vengono gli altri, questo è il mio compito, e io non smetterò mai di far presente al governo le inefficienze che ha nella gestione caotica dell'immigrazione. A proposito di Milano, invece, il dibattito interno sulla scelta del candidato per le prossime amministrative, c'è un incontro in calendario dopo il derby tra Salvini e il presidente Berlusconi? Dopo il derby milanese? Io ho fatto un'intervista oggi in cui dico che sono un po' preoccupato perché il tempo passa e ancora non c'è l'indicazione, e penso che si debba fare in fretta. Ci saranno l'anno prossimo le elezioni, ma prima ci muoviamo meglio è, perché il candidato deve girare Milano, deve farsi conoscere, deve andare ad ascoltare la gente, soprattutto nelle periferie, soprattutto nelle situazioni di disagio, non solo nel quadrilatero della moda. E quindi ci vuole tempo per farlo, e prima si parte meglio è. Il fatto che oggi siamo ancora qui a parlare, a discutere su quale maggioranza, non su quale candidato, mi preoccupa. Io ritengo che la maggioranza che deve esprimere il candidato di centrodestra debba essere la stessa che c'è in regione, perché qui funziona. Abbiamo fatto un'importante riforma della sanità, la più importante riforma della legislatura, con contributi di tutti. Questa è la maggioranza. Dopodiché non aspetta a me individuare il candidato. Io sollecito però le forze della maggioranza di centrodestra a muoversi e a fare fretta. A lei mette qualcuno? Sì, più di uno. Nessuno dei presenti era, quindi questo potete stare tranquilli. Garavaglia ha fatto un miracolo anche per le risorse da mettere per il reddito di cittadinanza. Sì, Garavaglia è veramente un assessore straordinario che riesce a trovare risorse che servono, e questa del reddito di autonomia, partirà a ottobre con una sperimentazione, sono risorse importanti, sono 250 milioni di euro fino alla fine del 2016 per dare un aiuto, un sostegno concreto ai cittadini lombardi che sono in difficoltà, che sono sotto la soglia di povertà, per politiche attive di inclusione sociale. È un'altra novità della regione Lombardia di cui sono molto fiero e orgoglioso, ma senza il sostegno economico trovato da Massimo Garavaglia non avremmo potuto farlo. È un'altra sfida importante che voglio vincere. E l'ultima cosa sui mondiali di bici, gli europei di bici che tornano ancora qua a Milano. Tornano a Milano dopo 10 anni, l'ultima edizione è stata nel 2005 all'Arco della Pace, questa volta li ospitiamo noi nel nostro palazzo, nella nostra piazza Lombardia, sarà un vero spettacolo, e quindi mi raccomando, cittadini milanesi, lombardi, italiani, venite a vedere questo spettacolo. Grazie.